Ciao amici di Arrivederci TV, bentornati. Bella, episodio 189 di Dragon Ball Z. Yes, l'ultima volta siamo rimasti che Cell è tornato dal regno dei morti, che non è neanche morto. Ed è tornato nella sua forma perfetta. Ricordiamoci che lui era esploso perché Goku l'aveva teletrasportato nel pianeta di Rekai, non riesco a parlare. Esatto. Ed era nella forma, come si chiama, la seconda forma. Seconda forma. Ed è tornato con la forma perfetta. E la K non riesce a capire, vuole delle risposte. Esatto, quindi speriamo di riceverle. Esatto. Mi raccomando, scriveteci dopo nei commenti cosa ne pensate. Esatto. Se volete gli episodi senza filtri, senza niente, potete passare sul nostro canale di Patreon o che eventualmente... siamo sempre molto in anticipo. Esatto, anche. Siamo di solito sempre 3-4 episodi in più, già caricati. Sì. E se no qua su YouTube trovate gli episodi una settimana in anticipo. Yes. E come sempre iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Molto importante. Iniziamo. Vai. Nel cuore di tutti c'è smarrimento, incredulità. Hai notato qualche differenza in Cell oltre a quello? Adesso lo osservo bene, non te lo dico. Non è facile accettare l'idea di avere miseramente fallito e tantomeno rassegnarsi al pensiero che un compagno abbia sacrificato inutilmente la propria vita. Ma in un momento così difficile è necessario mantenere i nervi saldi e dominare quanto più è possibile le emozioni. Collera e risentimento non sono mai buoni consiglieri. E Trunks è morto, tra l'altro, si è colpito a caso e ha deciso... Ah, i fulmini! Grande! Che cazzo vuol dire? Quindi è diventato pure più forte! Sì. Io penso, però correggetemi se sbaglio, che lui abbia raggiunto tipo un livello... Un Super Saiyan 2. Simile, sì. No, quello anche secondo me, esatto. Perché i fulmini ricordano quello. Ma come? Cioè, non è che ha assorbito Gon, che era trasformato in Super Saiyan 2, quindi ha appreso anche lui come farlo. Cioè, sembra che l'esplosione l'abbia caricato al posto di ucciderlo, io non lo so. Vai. Spero che ci daranno delle risposte comunque. Come reagirà Vegeta? Me ne frega un cazzo. È morto Trunks. Ah, giusto, hai ragione. Pensavo come reagirà Vegeta al Cell che è tornato. Ah. Secondo me comunque non reagisce perché non gliene frega un cazzo di suo figlio. Sì, l'ha dimostrato dall'inizio. È più preoccupato di Cell che della morte di suo figlio. Sì. Anch'io non riesco a spiegare. Lo posso solo dirti che purtroppo è ancora vivo e vegeto. Cazzo, qua poverino Gon, Goku, pensa a te, si è sacrificato e... Boh, però ha salvato la Terra almeno. Però non è detto. Adesso può, cioè, tornare Cell... un uno contro uno fra Gon e Cell. Invece sì, prima però sarebbe Cell è diventato più forte. E Cell potrebbe farsi esplodere di nuovo, cioè non lo so. Ha di sicuro fatto un gesto molto eroico, però scoccia che non è ben riuscito, no? Sì. Tutto questo è pazzesco. In poche parole, io mi sarei sacrificato in appunto. Ah, così sembrava. Ma non ti sei limitato a questo. Hai anche distrutto il mio pianeta per te. Sei incazzato nero, Recaio, ma giustamente. Dende! Peccolente! Sono tornato e non mi spiego come abbia fatto. Bellissimo. Temo che stavolta nemmeno lui potrà farcela. Ah, porca miseria! Cavolo, questa attenzione! Cioè, di ricevere... Siete contenti di rivedermi? Addirittura più forte di Gon. Sapete, ragazzi, a dire la verità, anch'io sono rimasto estremamente sorpreso da questo singolare evento. Cos'è successo? Spiegaci. Nel mio cervello c'è un organo speciale, il nucleo di tutto il mio essere. Se questo non viene distrutto, io non mi spengo definitivamente e continuo a rigenerarmi all'infinito. Chiaro il concetto? Beh, povero coglione, adesso ci stai dando la soluzione per distruggerti. Esatto. Bravo. Fai il figo, eh. Quindi ma che poi, scusami, cervello e cervello, ma... Mica una volta gli hanno... qualcuno, tipo, gli ha fatto fuori la metà sopra. Mm. Mica è successo? Final Flash? Mi pare di sì, mi ricordo. Lì gli ha distrutto quell'organo? No, penso che sia una roba proprio nel cervello. E appunto, se gli ha distrutto tutta la parte sopra, ha distrutto anche... Però forse mi ricordo male. Io mi ricordo la parte sotto, no. O forse solo il braccio, magari... Ma forse, sai cosa? Forse l'hanno solo diviso, era stato solo diviso e magari... non hanno proprio distrutto la parte lì, cioè forse tipo come gli zombie. Sai quando? Quando Goku ha fatto la Kamehameha teletrasporto in faccia a Cell,
è rimasto solo il sotto. Mi ricordo che abbiamo visto il sotto che faceva brrr, e poi è uscito lui. Cioè, se nel cervello l'avrebbe dovuto ammazzare. Esatto. Però vabbè, ragazzi, sti cazzi. Vabbè, scriveteci la vostra teoria al riguardo. Che papera. Sì. Ah, quello, questo per qua. Per mia grande fortuna, nonostante l'entità dell'esplosione, il nucleo è rimasto intatto. Che ricostituirsi. Che schifo. Però, scusami se posso. Così? Ci sta, perché comunque l'essere perfetto, quindi ci sta che gli metti tutte queste sì. caratteristiche che sembra lo rendino quasi immortale. Ci sta. Composto perfettamente. Che schifo! Non è rimasta neppure la più piccola traccia della violentissima deflagrazione. Anzi, il terribile Sele è pronto a sferrare un nuovo attacco. E quello si è migliorato. Perché? Perché secondo me, oltre a essere avere la capacità di rigenerarsi, la capacità di assorbire le informazioni. Quindi, secondo me, ha assorbito l'informazione del Super Sei della forza di Gohan, non so, in qualche modo, e quindi è diventato più forte in quel senso. O forse no, lo scopriremo. Se devo essere sincera, non l'avevo pianificato, non ne sapevo niente. La mia è stata solo fortuna. Ha avuto solo culo, ha pure culo sto stronzo. Ah, vedi, perché da subito... Nonostante non fosse più nel mio corpo, sono stato rigenerato sotto forma di essere perfetto. E come se non bastasse, ho scoperto una nuova potenza dentro di me. Una strana forza ancora più spaventosa. Come? È stato grazie alle cellule dei Saiyan contenute nei miei tessuti. Ogni qualvolta infatti uno di loro riesce a salvare la pelle, diventa più potente e forte di prima. Hai capito? Ho imparato la tecnica del teletrasporto. È davvero molto utile in certi pure! Senso. Merda! Perché l'ha rubata da Goku che l'ha fatta prima. E così rieccomi qui, amici. Ok, ha senso. Ci sta, sì, no, con la cellula dei Saiyan. Perché è vero, alla fine ogni volta che sono in fin di vita comunque rischiano di morire, si sì, diventano più forti. Questa vertiginosamente è una cosa che... più forti. Questa è una cosa esatta che si sa dei Saiyan, quindi ci sta. Che palle, però. Bastardo, eh. Non essermi mai sentito così in forma. Povero Goku. Il povero Gohan, che ha perso pure il padre per sto stronzo. Difatti! No, no, aspetta, Gohan! Sono contento. Non riuscivo a capacitarmi della scomparsa di mio padre. Adesso però ho l'opportunità di vendicarlo. Ma comunque veramente è diventato incazzato. Ora e sadico. Posso concludere qua di brutto. Il lavoro che avevo iniziato. Mamma mia! Mi sento felice. Mamma mia! Oh no, Trunks! Sì. Ma è morto ormai, no? Cioè... c'è un buco. Ti prego, non lasciarmi, Trunks! Ma? Wow, questo non me l'aspettavo. Allora sei umano, un po' umano anche tu, principe dei Saiyan. Si sta ammorbidendo un po' anche lui. Non lo accetto! Quei due buoni a nulla hanno già fallito una volta. Non posso permettere che accada di nuovo. Sal deve sparire! Ah, vuole... sarò io personalmente! Sconfiggerlo lui, ok. Qui penso che abbia capito anche quanto ha sbagliato a fargli assorbire C18. Finalmente. Speriamo. Non avresti dovuto fare del male a mio figlio, te ne farò pentire! Secondo me non gli fa niente, esatto. Vero che è anche molto incazzato, eh? Quello influisce sicuramente. È accecato dalla rabbia e dal dolore. Non riesce più a comportarsi razionalmente. Sta commettendo un grosso sbaglio. Esatto. Così non combatti bene. La sconfitta è assicurata. Il solito attacco alla cieca. Quando è incazzato. No, è una follia. Secondo me non gli ha fatto neanche un graffio. Cioè, se prima era forte, ora è ancora più forte. Se figuriamoci. Sì.
Sono il principe dei Saiyan e giuro sul mio onore che ti farò fuori. Basta. Non funziona, peggio. Boh, ma almeno tutta questa fase per il video di YouTube la posso tagliare. 10 minuti di solo. Non voglio cantare vittoria prima del tempo, ma stavolta credo proprio di averlo fatto secco. Ho usato tutta la potenza che avevo in corpo, non posso averlo. Come fa a pensarcelo soltanto? Prima, adesso Trunks sarebbe ancora vivo. Un po' troppo sicuro di sé, eh? Non conosce i suoi limiti. Esatto, perché è il principe dei Saiyan e si crede fortissimo. Eccolo, appunto, lo sapevo. Ma va fuori anche se Vegeta. Mi dispiace molto doverti deludere, principe dei Saiyan. Lo sapevo. Sei finito, Vegeta! Minchia, ma qua Gon? Bello, eh? Porca miseria! L'ha salvato. Porca miseria! Che gesto, eh? Comunque, Vegeta è un pezzo di merda, quindi poteva anche... Cavolo! La collera e la disperazione hanno spinto Vegeta a fare esattamente ciò che qualsiasi altro padre avrebbe fatto a suo posto. Vero. Cioè, comunque qua Gon si è preso il colpo. Al posto suo. Madonna mia. Che coraggio. E che forza. Pazzesco, Gon. Madonna mia. Bene, bene. Ho l'impressione che le sorprese non siano ancora finite. Porca miseria. Cioè, già bello che è ancora in piedi, comunque, perché era un attacco assurdo. Cioè, quell'attacco l'ha bucato Trunks. È lo stesso attacco che ha lanciato verso Trunks, immagino. È un po' diverso. Un po' più leggero, ok. Questo è più potente, comunque, secondo me. Ah, questo più potente, secondo me, dici? Avrebbe ucciso Vegeta, ma visto che Gon è più forte... Gli ha solo spaccato la spalla, però, porca miseria. Adesso basta! No, Gon! Che cosa ti è saltato in mente, Vegeta? Trunks avrebbe potuto tornare in vita con le sfere del drago, l'hai dimenticato! È vero, però. Però lì ci sta la reazione del padre. Sì, sì. Sì, no, ci sta. Io pensavo già che se ne sbattesse le balle, quindi invece qua, magari vedere anche il figlio morto l'ha aiutato a fare un po' un click di umanità e ci sta. Sì. Quella è stata proprio la reazione impulsiva di un padre che vede il figlio lasciarlo. Esatto. Facciamola finita con questa faccenda. Dai, Gon. Non avrei mai immaginato che la sua potenza potesse aumentare tanto. È davvero incredibile. I fagioli di Balzar! Forza, lanciagliene uno, sbrigati! Ma anche a Gon! Non ce ne sono più! No! Scheiße. Gon rappresenta la nostra unica speranza. Cazzo, la Kamehameha. Preparati, moccioso! Fra poco te ne andrai all'altro mondo! Cosa? Ci sarà una catastrofe! Sì, perché distrugge lui il pianeta, probabilmente, no? E la fine per te e l'intero pianeta! Appunto. Mannaggia! Non posso permettere che questo accada! Chi salverà il pianeta questa volta? Mr. Satan! No, aiuto, sono veramente in una situazione critica, cioè, giustamente come dicono anche gli altri, l'unica loro speranza è Gon, che poverino è pure ferito adesso. Sì, sì. E quindi speriamo che ce la faccia, raga. Esatto. Bella reazione di Vegeta qua, nei confronti di Trunks. Sì, difatti quando mi hai detto, secondo me non farà un cazzo, ho detto, dai, normale, finalmente la farà ricredere un pochino, speriamo. Esatto, no, qua ci sta, finalmente, direi, dopo tutto il menefreghismo. Un po' di umanità. Dopo tutto il menefreghismo che ho avuto nei confronti di quel povero ragazzo, che comunque, se ci pensi, Trunks del futuro è alla ricerca di un padre. Il suo papà è morto. Sì, sì. E quindi per lui, secondo me, il Vegeta del presente
ne ha proprio bisogno come, esatto, come figura paterna che purtroppo ha perso, no? Sì. E quindi no, sono contenta di questo. Adesso vediamo cosa farà Gon, perché Seth però c'era una Kamehameha fuori di testa e quindi aiuto. Sono carico, dai, anch'io per vedere. Ragazzi, scriveteci nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo, a voi che non siete ancora iscritti, che guardate i nostri video, iscrivetevi, è gratuito e a noi ci date una grandissima mano. Esatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.